1948-2018, 70 anni dall'approvazione della nostra Costituzione, scritta da padri e madri costituenti, e ricca di principi e valori che sono alla base di una società democratica. Principi fondamentali che sono ancora oggi destinati ad ispirare le attuali e future generazioni. Parlare di Costituzione significa parlare di democrazia, cioè del governo di molti e non di pochi. Per questo bisogna conoscere la Costituzione, approfondire i principi. Bisogna soprattutto amarla questa nostra Costituzione. È la base e il fondamento della nostra convivenza civile ed è un documento per ottenere il quale tante donne e tanti uomini hanno sacrificato i propri interessi, la propria famiglia e la propria vita. Il primo provvedimento legislativo che riconosce il diritto di voto alle donne fu il decreto legislativo del 23 gennaio del 1945. Tra i partiti era molto forte la preoccupazione che le donne non fossero interessate al voto, tale che la Consulta il 5 febbraio 1946 dichiarò obbligatorio il voto. Ci fu la mobilitazione di tutte le associazioni femminili per coinvolgere, informare e convincere le donne ad andare al voto. Il 2 giugno del 1946 le donne arrivarono ai seggi con il vestito buono della festa, con i bambini in braccio e con il fazzoletto sui capelli. È un'emozione che percorreva le donne di ogni condizione sociale. Oggi l'occupazione femminile è decisamente aumentata, ma è comunque penalizzata rispetto agli uomini. Infatti in Veneto all'interno di un'impresa solo un quinto delle donne occupa la posizione da dirigente o un quarto sono quadri, guadagnando meno rispetto agli uomini. In Veneto le imprenditrici donne rappresentano il 30% dei titolari di un'azienda, una percentuale che è in continua crescita grazie anche alle politiche che effettua la nostra regione. Tutti devono essere posti su un piano di parità, senza alcuna discriminazione. Non ci può essere democrazia in uno Stato che non riconosce l'uguaglianza tra le persone. Per questo motivo l'ordinamento deve tutelare e rimuovere quegli ostacoli che impediscono la realizzazione dei cittadini meno fortunati. Alle elezioni del 1994 furono elette molte più donne in Parlamento.